Bella raga, benvenuti in un nuovo video. Sinceramente volevo fare un altro video dove vi facevo sentire le varie opinioni di alcuni ex piloti di Superbike sulla questione peso minimo. Ma purtroppo tra tutti i piloti contattati l'unico a rispondermi è stato Aaron Slite che mi ha risposto. Forse il peso dovrebbe essere una combinazione di moto e pilota, ma non un peso malsano. Le regole della Superbike sono difficili da capire. Fin dall'inizio sembra che qualcuno abbia sempre un vantaggio e l'unica ad essere davvero svantaggiata quando stava vincendo è stata la Kawasaki, ma vai a capire. Ma comunque. Non so voi, ma da quando io ho sentito della notizia della wildcard di Bautista a Sepang ero in stramega hype e avevo tantissime aspettative verso il campione del mondo della Superbike, tanto da fare un post sui migliori risultati ottenuti dalle wildcard nel motomondiale. E vedendo i commenti sotto quel post, vedo che anche i miei follower avevano abbastanza aspettative. Ma perché queste aspettative sono state deluse? È colpa della moto o del pilota? Beh, ora andiamo ad analizzare e vediamo cosa ne esce fuori. Innanzitutto prendiamo in considerazione alcune cose, ovvero le differenze di base tra Superbike e MotoGP. Oltre ad essere moto completamente diverse, perché la Superbike sono derivate in serie, ovvero moto che si possono comprare, mentre le MotoGP sono dei prototipi unici, questi due tipi di moto hanno quindi peso, potenza e elettronica completamente diverse, senza poi parlare dei freni, che in MotoGP sono in carbonio e in Superbike sono in acciaio, e delle gomme completamente diverse. Infatti in MotoGP si usano le Michelin e in Superbike si usano le Pirelli. Due tipi di pneumatici completamente diversi a livello di consumo e comportamento. In più vanno specificate alcune cose: Bautista non correva a Sepang dal 2018 e infine in Malesia non aveva mai avuto risultati memorabili. Ma cosa più importante da ricordare è che Alvaro non correva una gara in classe regina dal 2018 e da quella volta la MotoGP si è evoluta talmente tanto che si parla quasi di preistoria. Un'altra domanda che mi è sorta, e penso che sia sorta a tutti, è stata: ma perché le altre wildcard in passato riuscivano a lottare per la vittoria mentre Bautista manco è arrivato a punti? La risposta è molto semplice. Se si guarda le wildcard storiche, come ad esempio quella di Bélez a Valencia 2006, Haga a Suzuka 98 o Nagasuga a Valencia 2010, diciamo che devono essere un attimo contestualizzate. Se si prende l'esempio di Nagasuga nel 2012, diciamo che in quel caso il giapponese conosceva già la moto, essendo collaudatore, ma soprattutto va ricordato che in quel GP c'era stata una gara folle sotto l'acqua, tanto che mi ricordo che Pedrosa aveva doppiato praticamente tutti. Se invece si prendono Haga e Bélez, sicuramente c'era tanto talento nei piloti, ma anche qui vanno dette delle cose. Se prendiamo il caso di Haga, va detto che Nitro Nori conosceva molto bene la pista, essendo già campione del campionato giapponese di Superbike. In più, in quel momento va detto che era in uno stato di grazia, giusto che qualche settimana prima aveva fatto doppietta al suo esordio in Superbike. E si prende Bélez, va detto che Troy non saliva su una MotoGP da un annetto, quindi non troppo tempo rispetto alla wildcard di Bautista. Ma soprattutto va ricordato che aveva già corso un weekend di gara a Valencia. Poi, ovviamente Super Troy era un buon manico e ci ha messo il suo facendo una straordinaria prestazione, però vanno ricordate anche queste cose. Secondo me le ultime wildcard fatte dai piloti di Superbike dimostrano il calo di livello della categoria. Mentre voi che cosa ne pensate di questa grossa delusione? Scrivetelo nei commenti, mentre noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!